È meglio cominciare con la plettrata verso il basso oppure verso l'alto? Ti spiego come funziona in un minuto. Distinguiamo due casi. Nel primo caso abbiamo un numero pari di note su ogni corda. Nel secondo caso un numero dispari. Vediamo da vicino cosa succede alla mano col plettro. Se plettriamo su questo asse, oppure su questo asse, abbiamo la possibilità del cosiddetto punto di fuga. Quindi nel caso iniziassi verso il basso, dopo un numero pari di note, sono comodo nel cambio. Nel caso in cui invece il plettro sia inclinato dall'altra parte, il plettro si ritrova qui durante il cambio di corda. Sarà più facile cambiare dopo una plettrata verso il basso.